Cari amici trader, buongiorno. Sono davanti adesso alla pagina delle grafici e vado a fare l'analisi sulle candele mensili. Ricordo ancora che qui sul gol sono entrato, vedete che sono entrato qui con lo stop adesso già a pari. Penso che potrebbe arrivare a 1308, ma staremo a vedere. Adesso vado a fare l'analisi prima di tutto sull'euro-dollaro che avevo fatto oggi, vi ho postato. Allora, all'euro-dollaro ho detto che semplicemente ci sono tre conclusioni. La prima, su questa pin bar, potrebbe essere che il gold scenda automaticamente e vada a ritornare in 1287, come possa andare a fare il pullback a 1,15, ve lo metto un po' più in grande perché sennò così non vedete. Vedete? Faccio così, potrebbe andare a fare il pullback qui a 1,15692 e poi ritornare giù sempre a 1287 oppure continuare e andare a prendere questa, come si chiama, questa resistenza qua, perché qui c'è stato nel mese di settembre un ordine, vedete che c'è questa pin bar e ci sono degli ordini, potrebbe poi ritornare a 1287. Questa è la mia previsione. Sulla sterlina invece vedete che abbiamo una candela outside rialzata, vedete che qui c'era stata questa pin bar, è andato al rialzo, ha preso sempre questo forte supporto. Adesso qui però non c'è ancora l'incrocio, quello che potrebbe capitare è che se lo dovesse incrociare e rompere potrebbe anche salire, però qui per il momento vedete che c'è questa forte resistenza dinamica e non ho ancora un punto per entrare, non ho la conferma. Qui per il momento, anche se è una causa rivalsista, preferisco aspettare, vedere che cosa fa perché potrebbe scendere e poi se dovessi mettere un ordine qui, lo stop qui è troppo grande, non vale la pena il gioco alla candela. Sul dollaro yen, come su tutte le figure che lo yen, c'è questa forte pin bar. È vero che lo yen ha chiuso, potrebbe adesso sicuramente potrebbe ritracciare, anche lui potrebbe salire, andare a prendere magari diciamo i 38 Fibonacci a 112, però qui il problema è che adesso bisogna aspettare a vedere cosa fa nel time frame inferiore, perché mettere uno stop, tradarlo sul mensile mettendo uno stop così è troppo grande. Comunque potrebbe ritracciare fino a 112.033 o 112.663, perché il trend rimane un G4. Attenzione, è ancora, ve lo spiego anche perché è un G4, ma soprattutto guardate, questo per me è il metaciclo, vuol dire che sicuramente dovrà ritracciare, salire il dollaro giapponese, lo yen. Il dollaro canadese, invece, il dollaro canadese anche lui in un G4, vedete che il CME è ancora al rialzo, vedete che ha chiuso con una candela, non ha rotto il massimo della candela precedente, però ha rotto il minimo. Qui siamo alla candela numero 17, qui per il momento non c'è nessun segnale e per il momento questo non preferisco aspettare che mi chiuda il ciclo e quando l'avrà chiuso potrò entrare in long. AUD/USD invece, come potete vedere anche qui abbiamo una pin bar come sull'euro-dollaro, anche qui potrebbe adesso non c'è ritracciare, siamo anche qui in un G4 in chiusura, vedete che siamo alla candela numero 37, potrebbe essere anche la chiusura del ciclo, non sappiamo, per il momento qui non ho nessun segnale sul mensile perché trend comunque di fondo rimane ancora short, vedete abbiamo lo short qua, ha rotto, non ha rotto il massimo, ha rotto però il minimo qui, però aspetterei prima di fare qualcosa. Sicuramente potrebbe ritracciare e poi magari fino a 27 o 38, 127 o 131, 38 Fibonacci, però per il momento qui non mi dice niente per tradarlo. Il gold, come anche qui ho spiegato, abbiamo una conferma che mi dice che il gold è al rialzo, c'è 5. Qui adesso abbiamo questa resistenza dinamica molto forte. Qui abbiamo due soluzioni: o ritorna a prendere 1282 qui o a massimo qua fa uno short, ma penso più a 1282 che mi prende la media 6 per poi ritornare su, oppure parte immediatamente e va a prendersi i 1364 perché qui abbiamo un pin bar anche qui che mi fanno da ordini.
qui aspetterei prima di fare qualsiasi cosa. Andiamo a vedere il tax. Il tax, subito ve lo dico subito, ha chiuso con una candela inside e generalmente con inside il trend rimane short. Generalmente non si tratta con le candele inside, qui suggerisco di non fare niente. Poi andiamo a vedere il petrolio. Petrolio molto interessante, petrolio che al momento rimane ancora short qua. Qui abbiamo ancora il triangolo, però qui potrebbe andare a prendere o i 55, 56 o anche i 57, vedere, o questa media 6 o 21, però dopo secondo me dovrebbe ritornare, ritracciare e prevedo che potrebbe arrivare ai 48-49 dollari. Staremo a vedere che cosa succede, per il momento qui siamo in attesa prima di trovarlo. Poi il dollaro messicano, anche qui per il momento questo, non c'è un incrocio. Qui possiamo mettere la nostra resistenza dinamica, eccola qua, scusate, supporto dinamico, perdonatemi dell'errore che ho fatto. Allora, questo mettiamo così. E qui vediamo che siamo all'interno del triangolo, qui per il momento suggerisco di non fare niente, di stare flat. Poi sul Dow Jones, vedete che ha chiuso anche lui inside e anche qui come l'AX si lascia stare, non ci sono le condizioni per poter entrare. E poi andiamo a vedere il copper, il rame che ha chiuso, siamo in un G1 che è molto incerto, al momento ha chiuso il rotto il massimo della candela precedente, siamo alla 35esima, potrebbe ancora salire. Qui non c'è ancora il triangolo, l'incrocio, scusate. E qui per un momento suggerisco di aspettare, non abbiamo ancora le condizioni per poter entrare a mercato. Possiamo al limite fare questo, tanto per tracciare, per avere un'idea. Scusate, eccolo qua. Ok, mi sono messo questa resistenza dinamica e qui avete tutte le informazioni necessarie. Io vi ringrazio, vi auguro ancora buon trading e ci sentiamo lunedì e buon weekend. Ciao a tutti. Chiudiamo, bom.